Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Occhio alla truffa. Siamo giunti al nostro consueto appuntamento con Occhio alla truffa ed è qui con me Riccardo Sartoris. Buongiorno Riccardo, ben trovato. Grazie, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi parliamo di vacanze, di truffe che non vanno in vacanza, perché ultimamente abbiamo preso l'abitudine di fare tutto da soli. Ma cosa succede quando prenotiamo da soli l'albergo, il volo? A cosa possiamo andare incontro? È una pratica ormai usuale di non recarsi più in agenzia viaggio per acquistare un pacchetto vacanze o semplicemente un biglietto o una prenotazione alberghiera. Si fa tutto da soli pensando di risparmiare, scegliendo con calma quello che più si aggrada. Il problema è che queste strutture alberghiere pubblicizzate su internet in alcuni casi si sono rivelate delle vere e proprie truffe, perché la struttura magari non c'è, perché le fotografie che pubblicizzano la struttura sono fotografie di altre strutture, oppure perché comunque non è all'altezza poi delle aspettative. Per non parlare dei viaggi aerei, già successo in un recentissimo passato di una compagnia aerea che vendeva dei biglietti su delle tratte aeree che poi non sono state garantite e pertanto ci sono stati dei grossi problemi nel ottenere la restituzione di quanto versato, perché comunque in agenzia si versa un acconto e poi il saldo nel momento in cui è tutto prenotato, tutto confermato, mentre invece online normalmente si deve versare subito, si deve pagare subito la prenotazione, il viaggio o il soggiorno e poi si aspetta che il tutto venga perfezionato e si confida sul fatto che la struttura ci sia e sia quella che abbiamo prenotato. Diamo qualche piccola regoletta per affrontare il momento della scelta del viaggio per evitare queste truffe. Innanzitutto ci sono i classici canali online, anche pubblicizzati televisione, che offrono la possibilità di prenotare. Questo è un buon punto di partenza, perché normalmente c'è già un primo filtro da parte di queste grandi società, Booking piuttosto che Trivago, tanto per fare nomi, non abbiamo problema di fare pubblicità a nessuno. E quindi se già le strutture sono posizionate all'interno di questi grandi gruppi e ci sono fotografie, vuol dire che comunque di per sé la struttura c'è, è valida. Però non dobbiamo neanche fare troppo affidamento. Quindi una volta scelta la struttura, bisogna avere l'accortezza di andare a verificare se esiste un sito internet, andare a verificare sul sito internet della struttura, andare a vedere su qualche altra piattaforma e poi prendere il telefono e telefonare direttamente in struttura per verificare se la camera pubblicizzata in un certo modo effettivamente è così e se la struttura ha le caratteristiche che ci sono. Quindi non andare, diciamo, fuori dal seminato pensando di risparmiare. In verità si rischia veramente di avere dei danni, non solo il mancato risparmio, ma addirittura di avere dei danni ulteriori. Quindi la prima cosa è andare a seguire i canali, quelli ufficiali, ma approfondire, non limitarsi a quello. Dopodiché, per quanto riguarda invece i viaggi aerei, anche qui ci si può affidare alle piattaforme di cui dicevamo prima, però in questo caso andare a verificare direttamente sull'aeroporto di partenza se quella compagnia aerea fa effettivamente quella tratta aerea che abbiamo individuato, andare sul sito della compagnia aerea per verificare tutte le caratteristiche, fare attenzione alla questione bagaglio, perché ci sono state già delle segnalazioni di compagnie aeree che accettano il bagaglio a mano, però poi ci sono delle restrizioni molto forti sul peso e sulla dimensione, quindi fate attenzione. E poi su quello che viene concesso a bordo, la possibilità di portare determinate cose a bordo piuttosto che no. Anche il momento di vacanza, quando uno è rilassato e pensa di poter fare le cose con calma e che non succeda nulla, in verità sono proprio in quei momenti che bisogna essere maggiormente accorti. La soglia di attenzione scende, uno non pensa più che ci possono essere delle truffe, piccole o grandi. Quindi fate attenzione anche in vacanza. Se poi non siete convinti, piuttosto andare in un'agenzia di viaggio è comunque sempre la cosa migliore. C'è qualcosa di curioso nelle prenotazioni online, perché comunque a fine prenotazioni vengono richiesti tutti i dati personali, quindi anche i numeri di carta di credito. Non dovrebbe già qua scattare un allarme? Diciamo che soprattutto le modalità di pagamento vengono chieste nel momento in cui viene perfezionata la prenotazione, quindi il rilascio degli estremi
problemi della carta di credito è necessario. Bisogna però fare attenzione a che tipologia di dati vengono richiesti e vengono rilasciati. Tutti i dati personali, oltre la data di nascita, non dovrebbero incidere nel perfezionamento della prenotazione. Molti siti li richiedono semplicemente per fare una profilazione, cioè per acquisire determinati dati all'interno di una banca dati che poi serve a loro e a partner terzi, loro alleati, per fare statistiche e per inviare tutta una serie di, successivamente ovviamente al viaggio, tutta una serie di mail, di informazioni tramite mail che intasano la nostra posta elettronica, pensando di così suggerire determinati acquisti sul fatto che uno ha in precedenza appunto dato determinate indicazioni di preferenza. Questa bisogna fare molta attenzione. Se uno non ha fastidio particolare a ricevere poi tutte queste comunicazioni, ne può lasciar perdere. Se invece uno vuole essere più tranquillo e lasciato in pace, dopo che hai utilizzato queste piattaforme, il nostro suggerimento è quello di andare a cancellare l'iscrizione, quindi andare a chiedere che vengano cancellati tutti i dati che sono stati rilasciati. Quindi fare attenzione anche in questa circostanza ed eventualmente chiedere direttamente alla piattaforma poi di essere cancellati nel loro database. Io ringrazio Riccardo Sartoris per essere stato con noi e averci dato questi preziosi consigli, visto che noi andiamo in vacanza, ma le tuffe no. Quindi a risentirci alla prossima puntata con Occhio alla Truffa. Benissimo, una buona giornata e una buona vacanza a tutti. Occhio alla Truffa. Occhio alla Truffa. Occhio alla Truffa.